Potremmo dire il pane, questo sconosciuto, dopo aver contribuito a sfamare l'umanità fin dai primordi, ultimamente sembrava passato un po' in secondo piano, anche per via delle diete. Adesso invece si cerca di riscoprirlo, per merito di manifestazioni come questa organizzata da Eventi, Dettaglio Eventi, con Laura Severi, Matilde Scropi di Salerano. E la prima iniziativa di questo genere e vuol contribuire a far riscoprire il pane? Sì, la prima edizione di Una mole di pane nasce proprio con quell'intento, per riscoprire il lavoro dei panificatori d'eccellenza, quindi di artigiani del nostro territorio che fanno ancora del buonissimo pane. Non soltanto far conoscere, far riscoprire il pane, ma la manifestazione ha anche intenti di beneficenza, come ad esempio questo laboratorio del gusto. Certo, avremo tutto un laboratorio con tutti i panificatori di Torino che faranno da pane, pizza, focaccia, grissini e che daranno a chi li vuole, e il ricavato con un'offerta, il ricavato verrà dato agli asili notturni di via Ormea di Torino, Umberto I. Eccellenza artigiana, premio anche il Golosario 2014, ma questo pane ormai che cos'ha di differente da quello di una volta? Allora, differente da quello di una volta non ha nulla il nostro, nel senso che è fatto proprio come una volta. Le farine sono pregiate, sono macinate a pietra, non sono più macinate del tutto, nel senso che mantengono tutte le sue proprietà. Non si disperdono durante la macinatura tutte le sostanze del grano, quindi è più digeribile ed è più ricco di sali minerali. Non solo pane ma anche dolci. Un elenco di questi qua che sono esposti. Allora, partendo dai dolci che vanno di più, sarebbero questi qua, con le nocciole del Piemonte. Esattamente sono i Brut Maboon, quelli antichi piemontesi, che noi tentiamo di riportare in tavola. Altri dolci sono questi qua, gli amaretti morbidi, con dentro le mandorle. Togliamo la farina perché per renderli più morbidi anche per le persone che magari, le persone anziane che vogliono ritrovare i piaceri di una volta. Poi ci sono queste qua che sembrano delle lingue di gatto ma non lo sono, e poi la vostra specialità. La nostra specialità sono appunto questi, che sono i pammeria, e una ricetta antica piemontese che facevamo noi. È partita da mio nonno, è tramandata alla generazione di mia mamma e adesso è tramandata alla mia generazione. Gli ingredienti? Gli ingredienti facilissimi: farina di mais, uvetta e poi per finire arrotolati nello zucchero. Panacea, qua una serie di pani particolari. Con che cosa sono? Che tipo di farina hanno? Allora, abbiamo la base zero, con farina tipo 0, integrale, dopo abbiamo il contadino con farina tipo 2, grano duro, multicereale e dopo nocciola e cioccolato. Tutta la nostra farina alla filiera certificata, quindi si sa da dove viene.